Ormai, come dovreste essere ormai abituati da un bel po' di tempo, è di consueto che io faccio un video ogni 3 mesi per quanto riguarda le vendite delle auto, soprattutto quelle elettriche. E visto che si è concluso il 2022, come non potevo fare il mio consueto video di come sono andate le auto, ovviamente anche le auto elettriche, ma soprattutto il settore automotive, oggi ne parliamo. Prima di iniziare vi consiglio vivamente, se vi piacciono questi tipi di contenuti come ben altri che ci sono sul canale, di iscrivervi al canale che è completamente gratuito. Un sacco di voi, più dell'80%, vede i video ma non è iscritta. Non vi costa nulla, è soltanto un piccolo gesto, però è molto utile per il canale. E ovviamente se vi piace questo video, come ben altri, lasciate un like. Il mercato dell'auto negli ultimi anni, come purtroppo abbiamo un po' visto, è sempre stato un trend, per quanto riguarda le immatricolazioni, un trend negativo. E in questo video un pochino più soft, volevo un po' iniziare a vedere con voi un po' come sono andate le immatricolazioni rispetto anche agli altri anni, per fare un piccolo confronto per renderci anche un po' conto come sta andando il mercato dell'automotive. Come potete ben vedere dal grafico, tabella, quel che sia, le immatricolazioni del 2022, insomma, non sono sicuramente belle. In effetti, in questo video ci saranno molte notizie che sicuramente non faranno molto piacere, però anche altrettante che è molto interessante, perché nel 2022 c'è stata effettivamente una piccola svolta, però ne parliamo dopo. Allora, come potete ben vedere, dal 2019, che considero come sempre l'anno quello normale rispetto anche al 2020, 2021 e 2022, insomma, 2020 meno 28%, 2021 c'eravamo un pochino ripresi rispetto al 2020 e il 2022 segna un meno 10% rispetto al 2021. Tra l'altro, cioè, dato ancora che veramente quando l'ho letto, insomma, non è che mi sia molto entusiasmato, è che il 2022 è stato uno dei peggiori anni per quanto riguarda le immatricolazioni dell'auto. Contate che il minimo storico di immatricolazioni è stato segnato nel 2013 con 1.304.500 auto. Nel 2022 ci mancava poco che eravamo al minimo storico, quindi non è che sia andato molto bene questo 2022 per quanto riguarda le auto. Questo trend negativo è forse giustificato dal fatto che il 2022 è dovuto soprattutto a determinati fattori che abbiamo vissuto l'anno scorso, ma anche e soprattutto ad altri fattori che si sono, tra virgolette, trascinati dagli anni precedenti e che hanno riscosso ancora di più, con tutta una serie di sballottamenti, soprattutto per il mondo dell'economia, e che hanno portato il 2022 a un anno drastico, ma veramente drastico, per quanto riguarda il settore automotive, contando che nel 2013, che era il minimo storico, era ben diversa la situazione, ma anche era in una situazione anche crisi economica. E sicuramente, anzi senza ombra di dubbio, le persone hanno avuto e hanno ancora tuttora tutt'altre priorità che rispetto a comprare una nuova vettura. Ora andiamo un pochino più a fondo nei dati, che vi ricordo che comunque i dati che prendo sono quelli là della UNRAE, quindi più ufficiali di così non ce n'è, e parliamo per quanto riguarda le motorizzazioni, come sono andate un po' effettivamente le motorizzazioni, perché qua nel 2022, nonostante sia un anno drastico per l'automotive, c'è stato un punto di svolta. E per emergere questo dato, confrontiamo 2022 e 2021. Prima di tutto, nel 2021 le motorizzazioni più acquistate erano complessivamente in ordine di classifica benzina, ibride che comprendono mild e full, diesel, GPL, ibride plug-in, elettriche e metano. Invece nel 2022 la cosa sorprendente, nonostante, ripeto, l'anno drastico per quanto riguarda il settore automotive, è che per la prima volta la motorizzazione più acquistata sono le auto
ibride, mild e full hybrid. Mai era successo prima e questo qua secondo me è un punto di svolta, perché effettivamente per la prima volta nella storia del settore automotive le ibride superano i classici motori termici, soprattutto l'anno scorso, dove le ibride mild e full seguivano la motorizzazione a benzina che era al primo posto e gli mancavano poco più o poco meno, se non ricordo male, di 10.000 immatricolazioni, quindi gli mancava veramente poco per diventare la prima in classifica, e c'è riuscita nel 2022. Un altro dato che volevo un po' indagare con voi, che volevo mostrarvi, è per quanto riguarda la percentuale di variazione rispetto all'anno precedente. Quello che emerge potete anche ben immaginarlo, visto che praticamente tutte le motorizzazioni segnano un segno negativo, eccetto la motorizzazione GPL che segna un 10,2% in più e le ibride mild e full che segnano un 6,4% in più. Disastro ovviamente per le auto metano, anzi mi domando come mai ci siano 10.000 poco più immatricolazioni di auto metano, visto che insomma l'auto a metano non conviene più da ormai un paio di anni, in realtà da novembre 2021 però. E vedete che comunque oltre al metano la seconda motorizzazione più negativa è per quanto riguarda le auto elettriche, che c'è un segno di meno 26,6%. Ora vorrei un po' analizzare con voi, entrando sempre un pochino più nello specifico, per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche. Le auto elettriche, come ben sappiamo, fino al 2021 effettivamente hanno avuto sempre un trend esponenziale, però come abbiamo visto anche prima, il 2022 ha segnato un anno negativo anche per le elettriche. Come potete ben vedere nella tabella, insomma, fino al 2021 la crescita era molto molto esponenziale, nel 2022 c'è stato un meno 27% rispetto al 2021. Sicuramente questo trend negativo nel 2022 è complice del fatto che forse probabilmente chi vuole acquistare un'auto elettrica ha visto un po' i prezzi dell'energia come sono saliti drasticamente nel 2022 e insomma diciamo che si è spaventato un pochino. Però rispetto al 2021, dove se vi ricordo che gli incentivi arrivavano quelli statali fino a 10.000 euro, insomma il 2022 è stato un po' acerbo soprattutto per quanto riguarda gli incentivi, ma di questo ne parliamo dopo. E sicuramente, e mi ripeterò nuovamente, che i cittadini, le persone insomma hanno avuto altre priorità nel 2022, soprattutto come abbiamo visto, come vediamo ancora oggi, ad esempio il rincaro delle bollette della luce e del gas, o anche praticamente quasi tutto. Anche la spesa, se ci pensate, ad esempio è aumentata di prezzo rispetto all'anno precedente, perché c'è l'inflazione, in poche parole. Poi parliamo di un dato che io vi riporto perché reputo un bel po' interessante, che solitamente è lasciato un po' in disparte. Capisco che lascia un po' il tempo che trova, però insomma, tanto per capire se effettivamente il parco circolante delle nuove immatricolazioni si sta avviando effettivamente verso una mobilità più sostenibile o meno sostenibile. In effetti sto parlando, per quanto riguarda la media ponderata di anidride carbonica, quindi CO2, grammi per chilometro. Purtroppo questi dati che l'UNRAE prende e fa banalmente la media ponderata si basano sul ciclo WLTP, e come più volte vi ho detto il ciclo WLTP insomma non è super mega affidabile. Sarebbe interessante, e lo ripeterò per l'ennesima volta senza nessun problema perché fanno un lavoro eccezionale per il mio, sarebbe interessante se UNRAE, invece di andare a prendere i dati del ciclo WLTP che rilasciano le case come giusto che sia, andasse a prendere invece i dati effettivi del centro prove di quattro ruote, perché io sono sicuro al 110% che quei dati che vengono rilasciati, provati, testati su ogni singola auto sono decisamente migliori rispetto al WLTP. E ve lo dico anche che perché non è che lavoro da automoto e quindi insomma c'è una rivalità,
Però insomma è effettivamente così, raga, cioè, il lavoro che effettivamente è stato fatto bene, che dà dei risultati veri, è giusto dire che secondo me effettivamente il lavoro fatto da quattro ruote per quanto riguarda il centro prove di quattro ruote con tutti i dati eccetera eccetera è fatto bene, punto. Comunque, come potete vedere dalla tabella, insomma, dal 2019, vabbè, lasciamo un po' stare il 2020 perché secondo me il dato è un po' sballato visto che le matricolazioni sono state un po' ma concentriamoci soprattutto al 2022, rispetto anche al 2021 c'è stato poco meno di un grammo ogni chilometro di CO2 in meno di media, però insomma il trend è sempre quello, quindi non trovo tante differenze, però rispetto anche per esempio agli anni precedenti, se non ricordo male, che si attestavano circa di media sulle 130 grammi al chilometro, si stanno facendo un pochino di passi in avanti. E ora finalmente arriviamo alla nostra classifica delle auto elettriche più vendute nel 2022. Partiamo dalla decima posizione, che ha superato la Tesla Model 3, che è in undicesima posizione, quindi strano, però è effettivamente così. Per la decima posizione se la aggiudica la Peugeot E2008 con 1369 immatricolazioni. In nona posizione troviamo ancora un'auto elettrica che, nonostante abbia un pochino di anni, sta ancora macinando un bel po' di chilometri, ma anche e soprattutto di immatricolazioni. E sto parlando della Renault Zoe, che ultimamente anche si trova a dei prezzi molto molto interessanti se la utilizzate soprattutto in città. In ottava posizione, nonostante il gruppo tedesco voglia nel 2026, se non ricordo male, però a livello globale arrivare al 25% delle vendite per intero globali, in ottava posizione troviamo la Volkswagen ID3 con 1553 immatricolazioni. In settima posizione troviamo un mito che secondo me non è tanto mito, perché la Mini elettrica, che ha avuto 1561 immatricolazioni, è un'elettrica che secondo me va bene soltanto per la città, visto che l'autonomia non è così tanta e non è troppo efficiente rispetto anche ad altri modelli, però si aggiudica sorprendentemente il settimo posto. E tra l'altro, piccola parentesi, può essere che nel 2023 ci sia una nuova Mini elettrica, però io non ho detto niente. Se seguite automoto.it dovreste già saperlo. In sesta posizione un'altra francese, diciamo francese tra virgolette, ovvero la Peugeot E208, che si aggiudica 2122 immatricolazioni. E tra l'altro la Peugeot E208, come vi ho detto anche nel video precedente, quest'anno si rinnova sotto il cofano, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza. Io vi lascio il video che ho fatto la settimana scorsa, andatevelo a vedere perché secondo me è molto molto interessante. In quinta posizione abbiamo un'altra francese. Oh, i francesi, raga, sti cazzi. Abbiamo la Renault Twingo con 2742 immatricolazioni. In quarta posizione abbiamo una finta francese, anche se è rumena, ovvero la mia mitica, amata Dacia Spring, che ancora oggi reputo l'auto elettrica d'eccellenza come seconda auto di famiglia se uno vuole risparmiare un bel po' di soldi. Ci sono un sacco di comparazioni tra Dacia Spring con la Panda e anche altre che non mi ricordo più. Comunque, Dacia Spring che ha avuto 2825 immatricolazioni. E ora arriviamo ai gradini del podio. Scrivete qua sotto nei commenti chi si aggiudica secondo voi il gradino del podio, quindi primo, secondo, terzo. Dai, scrivetelo prima che ve lo dica. Avete scritto? Bene, terza posizione troviamo la Tesla Model Y o Model Y con 4276 immatricolazioni, quindi brava la Tesla, che nonostante la Model 3 sia in undicesima posizione si è, diciamo, aggiudicata il terzo gradino del podio. In seconda posizione troviamo un'auto che sicuramente avete già sentito più volte se seguite il canale da un po' di tempo e che a me non è che faccia così tanto impazzire. Sto parlando della Smart Fortwo con 4545 immatricolazioni, si aggiudica
il secondo posto del podio. E in prima posizione, dai, sono sicuro che buona parte di voi potrebbe aver indovinato chi si aggiudica il primo posto delle auto elettriche più vendute nel 2022. Sto parlando del nostro patriottismo, ovvero la Fiat 500 elettrica, che anche nel 2022, se non ricordo male, anche nel 2021, però non mi ricordo bene, si aggiudica il primo posto del podio con 6.285 immatricolazioni, quindi disegnata e costruita e venduta in Italia. Quindi non male, sempre al top Fiat 500e. E poi l'ultimo punto, volevo un po' parlarvi per quanto riguarda gli incentivi. Gli incentivi del 2023, come immagino sapete già, insomma, sono gli stessi in pratica del 2022. E tra l'altro nel 2022 più di 100 milioni, una roba del genere, sono avanzati di incentivi, perché le elettriche e le plug-in banalmente non sono stati utilizzati granché. Insomma, questi incentivi del 2022 e anche molto probabilmente del 2023 non sono per niente efficaci, e secondo me si dovrebbero un po' cambiare le carte, perché il 2021, se ricordate bene, gli incentivi c'erano, i soldi c'erano e effettivamente hanno funzionato, però insomma, per tutti i numeri e anche un po' le considerazioni che anch'io condivido, vi lascio qua sotto nella descrizione l'articolo che aveva scritto Carlo per quanto riguarda gli incentivi. Comunque è tutto su automoto.it, e casomai fatemi sapere se siete più o meno d'accordo o banalmente volete commentare direttamente su automoto.it, non è un problema. Bene, io spero che questo video sia stato interessante per voi. Se è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi assolutamente se ancora non lo avete fatto, perché veramente siete tantissimi che guardate i video e non è iscritta, quindi dai che raggiungiamo qualcosa e cresciamo sempre di più, casomai riusciamo anche a portare un po' di prove in più quest'anno. Seguitemi su Instagram, Telegram, Facebook, dove volete, trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, mi raccomando, che mi fa super super piacere leggere cosa pensate o cosa, quello che volete. Buona continuazione su YouTube, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube. E ve lo dico anche che, perché non è che lavoro da automoto e quindi insomma c'è una rivalità.